Oggi parleremo delle cinque opere d'arte più famose al mondo, sparite nel nulla. Partiamo con i papaveri di Vincent van Gogh. Quest'opera, un olio su tela, fu rubata nel 2010 dal museo egiziano Muhammad Mahmoud Khalil. Il valore del dipinto si aggirerebbe attorno ai 50 milioni di dollari, anche se poteva. Una delle tante opere rubate durante il corso della Seconda Guerra Mondiale è sicuramente Il ritratto di un giovane uomo di Raffaello Sanzio. Quest'opera, conservata nel museo di Cracovia, fu probabilmente rubata dalle truppe tedesche per consegnarla a Hitler. L'Epigeon au petit di Picasso si aggiunge a questa lista di quadri famosi rubati. Scomparsi nell'ultimo secolo. Il valore dell'opera si aggirerebbe attorno ai 20-25 milioni di dollari, e nonostante il colpevole sia stato individuato e arrestato, e nonostante lui stesso abbia fornito l'indicazione sul luogo esatto in cui si liberò di questo bottino, non venne mai più ritrovato. Nella penisola italiana, invece, il dipinto più celebre sperito nel nulla. È quello che porta la firma di Caravaggio. Natività coi santi Lorenzo e Francesco d'Assisi era il 1969 e del quadro non si è più saputo nulla. Il dipinto sparì dall'oratorio di San Lorenzo a Palermo. Quest'opera di Ariel Matisse fa parte di uno dei furti più famosi della storia dell'arte. I ladri entrarono all'interno di un museo avvalendosi di un'uscita di sicurezza. E portarono via numerosi capolavori nel giro di 160 secondi. La mamma di uno dei ladri, spaventata dall'arresto del figlio, raccontò che seppellì le opere d'arte precedentemente nascoste all'interno di una casa abbandonata all'interno di un cimitero. Successivamente li dissettorò nuovamente e li bruciò nella stufa. Questo vuol dire che il dipinto di Matisse e molte altre opere d'arte rubate vennero distrutte per sempre.